Ciao a tutti da Davide Salvi, avete ascoltato questa introduzione al video un po' particolare e scherzosa, ma che vi servirà a capire meglio l'argomento di questa puntata. Intanto voglio ringraziare e dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e salutare gli iscritti fedelissimi al canale che mi stanno mandando messaggi e richieste di video e argomenti specifici. Grazie del vostro calore e del vostro affetto. Oggi parliamo della scala minore naturale. Fino ad ora abbiamo visto e imparato le scale maggiori e ho sottolineato l'importanza di queste scale. Imparatele molto bene, anche perché quelle minori, ovvero le scale minori, fanno sempre riferimento comunque a quelle maggiori. Andiamo sulla tastiera e cominciamo a entrare nello specifico proprio di queste scale. Se io suono la scala di Do maggiore, vado a suonare tutti i tasti bianchi, perché, come abbiamo visto più volte, il Do non presenta nessuna alterazione, la tonalità di Do, la scala di Do, non presenta nessuna alterazione. Se io suono la scala maggiore partendo dal sesto grado di Do, che è il La, e suono le medesime note, oltretutto anche con la stessa diteggiatura, che ricordo essere quella basica, quella un pochettino più avanzata, ne parleremo nei video successivi. Dicevo, andrò a suonare una delle tre scale minori che abbiamo a disposizione. Tre scale minori non sono le uniche, perché in sede di scale modali ne avremo anche altre, come la frigia, la dorica, la locria, eccetera, che affronteremo in seguito, magari in lezioni più avanzate. Dicevo, suonando le medesime note della scala di Do, partendo dal sesto grado, quindi il La, oppure, se vogliamo vederla più semplice, dal Do scendo tre semitoni, darò origine alla scala minore naturale di La, che è anche detta relativa minore di Do. Ogni scala maggiore avrà quindi la sua relativa minore. Sol maggiore, per esempio, avrà come relativa minore la scala di Mi minore. Infatti, partendo dal sesto grado, che è il Mi, e suonando le stesse note della scala maggiore di Sol, darò origine proprio alla scala di Mi minore naturale. Dico naturale perché nelle prossime lezioni ne vedremo altre due che comunemente sono le più conosciute, ma come ho detto prima non sono le uniche. Diciamo anche una cosa importante, maggiore e minore, più precisamente come si dice in musica, ovvero la modalità maggiore e la modalità minore, modalità che si percepisce subito anche ad orecchio. Maggiore è una tonalità allegra, col sorriso, spensieratezza, ad esempio come ho fatto nell'intro. Mentre minore abbiamo subito una sensazione di malinconia, tristezza. Vediamo nel dettaglio tutte le scale. Abbiamo visto il La minore, che è la relativa di Do.
Procedendo per quinte, la quinta di La minore è il Mi, che infatti è la relativa di Sol maggiore. Vi ricordate la lezione delle scale con le alterazioni da imparare a memoria? Se non avete visto la lezione, metto un link qua sopra per andare a rivederla. Sol maggiore che presenta un'alterazione, che è il Fa diesis, e che difatti ritroviamo nella scala naturale di Mi minore. Tra l'altro potete usare anche la stessa diteggiatura della scala di Sol, ad eccezione della partenza, che invece del 3 potete utilizzare il 2. Intanto suoniamola. Andando avanti sempre per quinte, andremo a suonare la scala di Si minore, che è la relativa di Re maggiore, nella quale avremo due alterazioni, Fa diesis e Do diesis. Quindi, scala di Si minore. Però due ottave. Due ottave. Dal Si, sempre per quinte, si passa al Fa diesis, relativo minore di La. Se io scendo tre semitoni dal La, che ha tre diesis, utilizzo la stessa diteggiatura che ho utilizzato con il La minore. Attenzione i pappagalli! Quindi suoniamo la scala minore naturale di Fa diesis. Probabilmente lentamente. Ancora più lentamente. Io faccio veloce per praticità, anche perché il video sennò diventerebbe troppo lungo e noioso. Avanti suoniamo la scala di Do diesis minore naturale, che sarà la relativa minore di Mi maggiore, che ha quattro alterazioni. Alterazioni che presenterà quindi anche la scala di Do diesis minore naturale. Sempre per quinte andiamo a suonare la scala di Sol diesis minore, che sarà figlia della scala di Si maggiore, che ha 5 alterazioni. Quindi Sol diesis minore. Naturalmente vi faccio vedere con due ottave, ma bisogna portare la scala per tutta l'ampiezza della tastiera. Dopodiché andremo a suonare la scala di Re diesis minore, che sarà figlia, dico figlia tra parentesi, di Fa diesis, che ha 6 alterazioni. Re diesis minore. Un trucchetto per non sbagliare le scale minori naturali è proprio quello di pensare alla relativa maggiore, dando per scontato che la conosciamo naturalmente. La diesis minore, figlia di Do diesis, che ha 7 alterazioni. Ecco, anche qua il vantaggio della cromatica rispetto alla pianoforte sta nell'utilizzo della stessa diteggiatura partendo dalla stessa fila. Quindi totale 3 diteggiature e si fanno tutte le scale, e questo vale per tutte. Quindi abbiamo detto La diesis minore, figlia di Do diesis. La
Per quanto riguarda invece le scale che presentano i bemolle, partiamo procedendo per quarte. Quindi scala minore naturale di La, che abbiamo visto prima, quarto grado della scala minore naturale di La è il Re. Quindi prima scala qui bemolle sarà Re minore, figlia di Fa maggiore, un bemolle, il Si. Avanti poi con il Sol minore, figlio di Si bemolle, quindi due bemolli in chiave, Si bemolle e Mi bemolle. Poi avremo il Do minore, figlio di Mi bemolle, tre bemolli in chiave, Mi, Si e La bemolle. Quindi Do minore. Poi avremo il Fa minore, figlio di La bemolle, quattro bemolle in chiave, Mi, Si, La, Re. Avanti, Fa minore naturale, scala di Fa minore naturale. Proseguendo sempre per quarte, Si bemolle minore, figlio di Re bemolle, 5 bemolle, scala che peraltro abbiamo già visto perché possiamo anche chiamarla Do diesis. Però in questo caso si chiamerà Si bemolle minore. Mi bemolle minore, figlio di Sol bemolle, 6 bemolle. Un po' come suonare il Re diesis. La bemolle minore, figlia di Do bemolle, 7 bemolle. Può sembrare difficile se andiamo per ragionamento, ma pensiamo alla scala di Si e tutto sarà più facile. Quindi La bemolle minore. Scala difficile, ma armonicamente parlando chiaramente va inteso in questo caso come Do bemolle. Quindi abbiamo capito che ogni scala maggiore ha la sua relativa minore, ma anche ogni scala minore avrà la sua relativa maggiore. Le abbiamo suonate tutte e, come avete sentito, la scala minore dà proprio questo senso di malinconia. Anche i brani che voi tutti fisarmonicisti suonate, quando sono in tonalità minore, mettono una certa malinconia. C'è da dire che nei brani di folklore, che solitamente vengono scritti in tre o quattro parti, nella maggior parte dei casi non troviamo tutte le parti maggiori o minori, perché solitamente si usa modulare, e lo vedremo poi più nel dettaglio naturalmente. Ma perché succede questo? Ovvero, perché questo modo minore trasmette tristezza, malinconia? Succede questo perché il senso del maggiore o minore lo dà il terzo grado della scala,
che, come vi ho detto, viene chiamato modale o caratteristica. Questo terzo grado, se è maggiore, trasmette allegria, positività. Beh, positività di questi giorni non va bene. Meglio utilizzare il termine gioia. Mi spiego meglio. Nella scala maggiore, la terza nota è lei che ci dà questa sensazione, è il terzo grado. Questo perché c'è un intervallo di terza maggiore, quindi una distanza di 4 semitoni tra tonica e mediante. Se io suono una scala di La minore, quale terza nota? Io avrò il Do, che non dista dalla 4 semitoni. 4 semitoni sarebbe il Do diesis. Invece io ho il Do naturale. E in questo caso, se fosse così, suoneremo una scala di La maggiore. Ma volendo suonare una scala di La minore, la mia terza, la mia modale, la mia caratteristica, dovrà essere una terza minore, che darà tristezza alla scala. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e scrivi nei commenti qua sotto la tua esperienza. Buona musica a tutti da Davide Salvi. Ciao!